Ehi tu, se anche per te l'Ascoli non è una passione ma una malattia, il mio nuovo canale Discord è ciò che fa per te. Lì potrai restare aggiornato su tutti i contenuti di questo canale e soprattutto vi darò la possibilità di entrare in live con me e poi divertirci insieme. Vi spiegherò tutto come entrando nel canale. Tifosi bianconeri, bentrovati qui sul canale, benvenuti se siete nuovi, nel caso vi invito ovviamente ad iscrivervi, ne mancano pochissimi per arrivare a quota 600, quindi mi raccomando, lasciate like e commentate. Giornata importantissima perché, come avrete visto dalla copertina, sono stato alla conferenza stampa al Picchio Village del direttore sportivo Marco Giannitti. Lui stesso l'ha detto, sono solito farle dopo il mercato, ma in questo caso era necessario anticiparla. Insomma, le parole sono quelle che ci aspettavamo un po' tutti, nel senso che l'Ascoli ancora non è morto né moribondo, ci sono tanti punti ancora a disposizione per tentare quello che al momento sarebbe un vero miracolo sportivo, ma non dobbiamo perderci d'animo perché Ascoli più volte ha dato dimostrazione di forza e di riuscire nelle imprese anche quelle più difficili. Andando un po' nel dettaglio, le cose più importanti, i temi chiave, quelli del mercato, ovviamente ha detto io ho le idee chiare come patron Pulcinelli che vorrebbe addirittura aprirlo a dicembre, per quanto però questo possa essere sintomo di una società che ammette i propri errori ed è importante anche questo. A proposito di società, si è parlato anche della contestazione di sabato scorso post Spezia. Marco Giannitti ha detto che comunque ci può stare, è comprensibile, però non tutti gli errori sono del patron Pulcinelli, ma che bisogna guardare un po' ad ampio raggio, discorso che ci può stare, però è giusto prendersi le responsabilità. Poi quindi il mercato, si andrà sicuramente a toccare la squadra più in entrata forse che in uscita, perché a livello numerico siamo in emergenza, questo è un po' sotto gli occhi di tutti. Si è parlato anche dei difensori, Bogdan servirà tempo perché si è operato praticamente da poco, Tavchar invece rientrerà a metà gennaio, si è parlato anche di Calegara che rientrerà anche lui a fine gennaio, Nesoroski invece si riunirà al gruppo in questa settimana ma con le cautele del caso perché ricordiamo ha una frattura al gomito che va gestita con calma per evitare che poi ci siano ricadute. Bellucci ha avuto semplicemente un risentimento post Spezia e quindi sarà da valutare, però nulla di troppo grave. Insomma, sono stati fatti più punti, dette cose che secondo me si volevano sentire, per quanto il tifo ascolano, lo abbiamo ripetuto milioni di volte, oggi ha bisogno di fatti, fatti e non parole, che ne sono state dette tante, forse troppe. C'è bisogno di mettere finalmente la quarta e ripartire, perché serve una reazione adesso. Tre partite difficili da affrontare, la prossima con il Catanzaro in casa, nella speranza che l'orario possa aiutare più pubblico possibile a tornare al Del Duca. Poi si andrà a Pisa per una partita decisiva quasi, perché sappiamo tutta la rivalità che c'è, sappiamo l'importanza e il peso della partita stessa, e poi ci sarà il Cittadella prima della sosta e dell'agognato mercato. Allora, per quanto riguarda il resto, insomma, le parole sono queste, non c'è molto da aggiungere, c'è bisogno di lavorare, fare in modo che la società possa farlo nel migliore dei modi, con la tranquillità, però con la consapevolezza di doversi assumere delle responsabilità per degli errori che oggi hanno complicato e non poco gli errori. È stato chiesto se Castori avesse fatto qualche nome in particolare o se ci fossero delle preferenze per il ruolo di trequartista, visto che ormai sembra andare verso il 3-4-1-2. Giannetti risponde no ad entrambe, nel senso non sono fatti stati né nomi né si andrà a comprare un giocatore proprio di ruolo trequartista, perché preferisce che il mister possa variare il modulo e gestire la squadra in base alle necessità. Vediamo cosa succederà da qui a poche settimane ormai, perché siamo agli sgoccioli del girone di andata, poi ci saranno tante emozioni da vivere nel girone di ritorno, sperando che il mercato di gennaio sia ancora una volta la soluzione che salva un Ascoli che sulla carta ha tutte le possibilità per far bene in questo campionato. Servono punti, che sono le uniche cose che ti tengono a galla, e quindi serve punti
e serve l'aiuto di tutti. Da chi può essere allo stadio a chi può essere a casa, bisogna unirsi e, come hanno detto gli ultras al raduno al Picchio Village, insieme se ne può uscire. Ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare, lasciare un like, mi raccomando. Noi ci vediamo con il post partita di Ascoli Catanzaro e tenetevi pronti perché ieri c'è stato il pranzo organizzato da Pallonari e Veterani, ho anche presentato, quindi tra poco uscirà un video speciale. Grazie e forza Ascoli!